allestita al Museo di Roma in Trastevere è l'occasione per conoscere un'artista ancora poco nota al pubblico italiano. Donna colta e artista d'avanguardia, Marianne Verefkin è stata fautrice del rinnovamento artistico del primo Novecento. Nobile pittrice e scrittrice, questa donna era completamente immersa nell'arte e ogni forma del sapere quando la cultura era raramente aperta all'universo femminile. Nasce a Tula, sud di Mosca, il 29 agosto del 1860, figlia del comandante della fortezza di Pietroburgo e di una nota pittrice di icone, sviluppando precocemente un talento artistico, diventando negli anni 80 una allieva del grande maestro Rapin. Trasferimento a Mosca le permetterà l'avvicinamento con il gruppo degli ambulanti, sviluppando in Verefkin la vocazione di portare l'arte alla conoscenza del popolo russo, anche di rango non elevato nella scala sociale. All'interno di questa associazione, infatti, i pittori si posero come dovere morale quello di avvicinare le loro opere al popolo. È in questo periodo che inizia il confronto con le avanguardie simboliste e post-impressioniste. Tuttavia ci vollero più di 10 anni prima che fosse chiaro quale linguaggio utilizzare per esprimere il senso più profondo dell'esistenza. La sua, infatti, è un'arte che si ripropone soprattutto il fine ultimo di esprimere emozioni interiori, non la verità della vita, ma la vita vera. Proprio la ricerca di un linguaggio assolutamente corretto e indicato per mettere su carta tutto il suo sentimento la porterà ad allontanarsi per qualche anno dalla pittura. There is a house in New Orleans. They call Smetterà di dipingere per circa 10 anni, anche se i critici ancora si interrogano sulla precisione del periodo. Il momento di interruzione avvenne nel 1896, un anno importante per l'intera umanità, anno di cambiamenti. Poliglotta, Verefkin conosceva infatti 6 lingue e assolutamente attenta al mondo che la circondava, colta e intelligente, era forse una delle poche donne a percepire la complessità delle trasformazioni in atto. A gunner needs is a suitcase and a trunk. Oh, and the only time that he's satisfied is when he's down.
1896 fu l'anno della scoperta dei raggi X, dell'invenzione della radio di Marconi, l'anno in cui si sviluppa l'antropologia e Freud fonda la psicanalisi, i fratelli Lumière inventano il cinema e il pensiero di Nietzsche si conosce in tutto il mondo. Era difficile per lei esprimere la complessità degli avvenimenti in corso e i suoi mutamenti interiori. Ricomincerà a dipingere nel 1906, strutturando le forme con l'uso puro del colore, stilizzando le linee senza mai entrare nell'astrattismo più stretto. Scappare dal suo paese durante la rivoluzione, Berefkin divenne cittadina del mondo facendo di tante patrie la sua patria. Si trasferirà in Svizzera, precisamente ad Ascona, dove risiederà negli ultimi 20 anni della sua vita. Saranno questi gli anni dello sviluppo narrativo e visionario nelle sue opere, una pulsione che esplode proprio ad Ascona. Una città che per la forza della sua natura e dei suoi paesaggi ha permesso a quest'artista di trovare ciò che stava ricercando. La sua febbrile creatività emerge nel percorso Marianne Berefkin, l'amazzone dell'avanguardia, attraverso 50 tempere, 12 disegni, 20 libretti di schizzi e un diario. Un percorso ricco di testimonianze che contribuiscono a raccontare una delle artiste del panorama europeo tra le più interessanti del Novecento, colei che pose le basi per la moderna arte astratta nel 1909 nella nascita della nuova Associazione degli Artisti di Monaco e di conseguenza nel Cavaliere Azzurro. Berefkin fu una ricerca costante di tecniche nuove, la sua dimora divenne infatti luogo di incontro, confronto e formazione per molti artisti poi diventati noti nel tempo. Fu una delle prime a passare dall'olio alla tempera, preferendo dare una pennellata con un effetto più liscio e per questo prediligendo l'uso della carta a quello della tela. C'è una costante ricerca mistica nelle sue opere, una predisposizione a guardare in alto, a cercare in ogni modo il senso vero dell'esistenza umana. Secondo Berefkin, oltre all'apparenza delle cose, c'è qualcosa di più che la porterà a mettere in relazione realtà contingente e quella spirituale. Thank you.